tutti e buongiorno. Oggi un nuovo video, dedicato a un problema che un pochettino tutte le donne hanno e stiamo parlando della cellulite. Che sia cellulite più profonda o che sia un po' di ritenzione idrica, diciamo che è un problema che colpisce tutto, è un estetisma maledetto e non c'entra se si è magre o se si è un po' più in carne, colpisce tutte indistintamente. Oggi vorrei mostrarvi alcuni dei prodotti che ho utilizzato nello scorso periodo proprio per cercare di migliorare un pochettino questo piccolo problema. Piccola premessa, io soffro più che altro di ritenzione idrica perché bevo veramente veramente poco, quindi non ho una cellulite esagerata, quindi non ho dei buchi, dei solchi profondi, diciamo così, però c'è un po' di, come si chiama? Allentamento del tono? Insomma, sì, non faccio tanto sport, non bevo tanto, non ho un'alimentazione molto regolare e questi diciamo che sono tre fattori fondamentali per quanto riguarda appunto la cura e il benessere della persona e quindi anche dell'aspetto fisico del corpo, in modo particolare per quanto riguarda appunto la cellulite. La prima cosa che bisognerebbe fare, sicuramente dirò delle ovvietà, ma mi aspetto che magari questo video lo guardino anche delle ragazzine un po' più giovani e che quindi non siano così esperte e non sappiano, tutto quello che possono fare per migliorare questo problema, dal principio, quindi, prima di mettersi poi ad utilizzare dei prodotti specifici per la cura di questo problema, ma cercando proprio di prevenirlo. Quindi sicuramente bere tanto è una delle cose principali. Io purtroppo calcolate che non bevo neanche 1,5 litri al giorno e questo so che mi penalizza. Ormai mi sono praticamente disabituata a bere, anche perché al lavoro magari siamo in turno da sole per delle ore. Non ho né il modo né il tempo e non mi viene proprio in mente di andare a bere, oltre che se io fossi abituata a bere tanto, questo mi porterebbe ad andare in bagno anche più spesso, cosa che poi se sono al lavoro non posso fare. Quindi per tutta una serie di motivi, ovviamente non voglio dare la colpa al lavoro perché è un problema mio, se dovessi bere, se fossi abituata a bere, probabilmente berrei comunque. Però sono io che purtroppo non ho questa abitudine di bere spesso. Una cosa che fa benissimo e che bisognerebbe fare, che io non faccio, ovviamente partiamo con tutte le cose che non faccio, ovviamente, è la prima cosa da fare appena ci si alza il mattino, e questa è una cosa che fa benissimo in generale all'intestino, all'organismo, è quello di bere un bicchiere di acqua tiepida con magari qualche goccina di limone al mattino come prima cosa. Ma sicuramente il bere tanto durante la giornata aiuta, soprattutto quando si suda, si fa dell'attività fisica per reintegrare i liquidi persi. Altra cosa importante, ovviamente, è mantenersi in movimento, quindi soprattutto per chi fa dei lavori sedentari, che magari sta delle ore seduta, davanti al computer, a una scrivania e insomma non ha modo di fare movimento. Questo è sicuramente una cosa importante, e quindi mantenere un'attività fisica costante, che sia anche solo andare a fare una passeggiata o una camminata a ritmo, diciamo, sostenuto, aiuta a mantenere attivo il metabolismo, a bruciare, i grassi, ma sicuramente a mantenere proprio l'aspetto generale del corpo più in forma. Anche l'alimentazione sicuramente aiuta, quindi mangiare dei cibi troppo salati non fa bene, infatti cerco, e questa è l'unica cosa che cerco di fare, di evitare il sale, almeno non troppo, su dei cibi dove ci sta ce ne metto pochino, se posso evitare invece magari evito addirittura, per esempio sulle insalate non metto sale, lo uso ovviamente per salare l'acqua della pasta, ma con moderazione e dove mi serve, ma senza esagerare, e anche in generale mangiare cibi troppo ricchi di sale, di olio, sono tutte cose che, vabbè, mi pare abbastanza ovvio, però sappiamo l'alimentazione è importantissima anche da questo punto di vista. Quindi prima di andare ad utilizzare i vari prodotti per la cura, la prevenzione di questo inestetismo, bisogna partire proprio dal benessere di se stessi e quindi occuparsi di queste cose: bere tanto, fare movimento e stare attenti all'alimentazione, soprattutto all'utilizzo del sale.
Detto questo, cose che appunto io raramente faccio, cerco di aiutarmi, di darmi una mano con alcuni prodotti. Vi faccio vedere subito di cosa si tratta. Allora, partiamo proprio dal momento doccia, quindi una cosa che, questi sono prodotti che ho utilizzato e che ho finito, ce ne sono altri, ma che vedrete poi in altri video, quindi li vedrete prima nei prodotti finiti e poi nelle varie review o in video come questi dove vi faccio vedere dei prodotti e ve ne spiego l'utilizzo e cosa ne penso e come mi sono trovata. Allora, uno dei prodotti di cui vi voglio parlare è uno scrub. Questi ovviamente sono un esempio, quindi ve li mostro io perché sono quelli che ho utilizzato io, ma non per forza di cose, ovviamente dovete utilizzare questi. Qualsiasi altro scrub con cui voi vi trovate bene va benissimo, è il principio che conta, diciamo, è l'utilizzo, la sua funzione. Questo è un Talasso Scrub di questo marchio Seisol che potete reperire, se non sbaglio, sia da acqua e sapone che da Tigotà. È ovviamente uno scrub corpo a base di sale marino, e dice un piacevole rinnovamento cutaneo per una pelle vitale e luminosa, con burro di karité, estratto di guaranà e olio di argan, e sfoglia e rigenera la pelle. Quindi praticamente all'interno c'è questo mix di ingredienti, questo mix oleoso, all'interno del quale è stato inserito del sale marino che aiuta a drenare, e quindi formano questo scrub con cui io mi sono trovata molto bene. All'interno c'è anche una spatolina, vediamo se c'è qualche rimasuglio o se no, è tutto finito, quindi nulla. C'è una spatolina in modo che voi lo potete mescolare e andare a utilizzare sotto la doccia. Io questo ce l'avevo proprio in doccia e ogni volta che facevo la doccia lo andavo a utilizzare nella zona partendo diciamo dalla vita, fianchi, cosce fino diciamo al ginocchio, quindi era la zona dove le andavo ad utilizzare perché poi sul resto del corpo se voglio un esfoliante utilizzo altri esfolianti non specifici per questa zona, mentre questo è proprio un trattamento per queste zone un pochettino particolari. Vi leggo anche quello che dice la confezione: un trattamento di bellezza rinnovante e rivitalizzante per prendersi cura della pelle giorno dopo giorno. Ciò è possibile grazie a un'esclusiva sinergia di attivi. Il sale marino consente una piacevole azione sfogliante che promuove il turnover cellulare mantenendo l'elasticità e il tono dell'apparato cutaneo. I pregiati olio di argan e burro di karité idratano e nutrono, mentre gli estratti di caffè verde e guaranà dalle proprietà rivitalizzanti e tonificanti donano una piacevole sferzata di energia. L'epidermide è levigata, luminosa, pronta a ricevere e ottimizzare i benefici dei successivi prodotti funzionali. Da solo, abbinato in un percorso di bellezza, Talasso Scrub è il must per una pelle vellutata, rigenerata, semplicemente perfetta. Quindi, come vedete, è ricco comunque di attivi che aiutano il metabolismo, aiutano a rendere queste zone delicate più appunto. Sia una sensazione di pelle più levigata proprio per l'esfoliazione data dal sale, un effetto drenante sempre dato dal sale, un'idratazione data dai vari oli che ci sono all'interno, e quindi nel complesso anche come si dice, il movimento che quindi facciamo sulla gamba, questa sorta di massaggio che noi ci facciamo, aiuta a smuovere un pochettino i liquidi all'interno delle nostre cosciotte e a sciogliere diciamo tutte le parti adipose e a migliorare l'aspetto proprio della nostra gamba a livello proprio di visivo di pelle. Quindi non fa i miracoli, ovviamente, ma sicuramente aiuta e una cosa importante che fa, aiuta anche a far sì che la pelle, il nostro corpo, assimili meglio i trattamenti successivi, quindi varie creme, oli, i vari prodotti che si vanno a utilizzare quindi dopo aver fatto il bagno. Io con questo mi sono trovato molto bene, a un prezzo di 600 grammi, un buon profumo delicato, l'ho trovato efficace, non è di quegli scrub troppo grossolani che graffiano la pelle, ma allo stesso tempo si sentiva, ma avendo la presenza dell'olio di argan, comunque rimaneva emolliente e quindi una sensazione comunque veramente piacevole dopo l'uso. Non si vedono chissà quali risultati strabilianti, dovete utilizzarlo comunque con costanza e qualcosina fa,
Ma ovviamente non fa i miracoli e non va ad agire sulla cellulite, va giusto a levigare un pochettino la coscia per far sì che visivamente sia un pochino più, appunto, più tonica, più snella, più liscia e quindi che quell'effetto appunto buccia d'arancia un po' bucherellato che noi ci troviamo un pochettino venga, come si dice, venga appunto levigato, riempito e piano piano risulti un po' più gradevole, un po' più piacevole l'effetto in generale sulle nostre cosce. Questo ne è un esempio, ma ne esistono appunto tanti altri. In passato mi sembra di aver provato quello dei provenzali, e insomma ce ne sono tanti in commercio. Il prezzo si aggira dai 6 euro ai 9 euro, diciamo più o meno. Io questo, se non sbaglio, l'avevo pagato intorno ai 6 euro. Ne avevo scelto uno economico, ma devo dire che anche se era economico, io mi sono trovata benone, niente da dire. Potrei tranquillamente ricomprarlo perché comunque mi è piaciuto. Ripeto, non pensate di vedere chissà quali effetti perché è un effetto comunque blando, ma che unito tutto il resto sicuramente aiuta. Alcune volte, questo non così spesso quanto l'utilizzo dello scrub che lo faccio ogni volta che mi lavo, ma una volta ogni 2 settimane circa, se riesco faccio anche dei fanghi. Quelli però ve li mostro quando ho finito la confezione che ho in uso, che quindi posso darvi un parere un pochettino più preciso, perché per il momento ho fatto pochi utilizzi, e quindi non mi voglio ancora pronunciare del tutto, però sicuramente anche i fanghi aiutano molto. Io ho quelli di Geomar e mi sto trovando bene, anche se è un trattamento un po' particolare, un po' più scomodo da fare, diciamo così, rispetto a questo. Quindi, come primo step, come primo passaggio, io piuttosto che i fanghi, intanto vi suggerisco questo. Quando avrò testato meglio quelli che ho provato e mi sarò fatto un'opinione precisa, poi ve ne parlerò. Poi, come trattamenti successivi, allora potete puntare a delle creme oppure a degli oli. Come creme io del periodo ho utilizzato queste. Allora, questa è sempre di Geomar, mentre questa invece è la famosa Somatoline. Allora, questo sono due prodotti molto diversi, per caratteristiche, ma anche per reperibilità. Allora, questo è un prodotto che potete reperire praticamente ovunque. Io, se non sbaglio, l'avevo acquistato all'Iper, è comunque un prodotto da supermercato. Geomar come marchio ormai lo troviamo un po' ovunque, supermercato, acquasaponi, Ticotà, DM. Ovunque lo trovate. E era stato anche abbastanza economico perché, se non sbaglio, questo barattolo a 200 ml l'avevo pagato sui 4 euro, 4-5 euro, un prezzo del genere. E praticamente dice crema gel effetto urto, e questo ovviamente mi aveva invogliato all'acquisto perché, essendo pigra, soprattutto sul corpo, cerco qualcosa che sia efficace, che abbia un effetto immediato, anche se so che è tutta una questione di testa e di marketing, perché non avrà mai un effetto immediato qualsiasi prodotto cosmetico che possiamo utilizzare. È appunto una crema studiata contro gli inestetismi della cellulite resistente, riduce cuscinetti adiposi ed ha un'azione mirata appunto sui punti critici, quindi cosce, fianchi. E vi leggo anche in questo caso cosa dice. Allora, applicare la crema orto sulle zone critiche, massaggiare dal basso verso l'alto fino a completo assorbimento per favorire anche l'azione drenante. La fase urto prevede 2 applicazioni al giorno, mattino e sera, per 21 giorni consecutivi. Per il mantenimento si consiglia un'applicazione al giorno per 1 o 2 settimane al mese, in relazione agli effetti che si desidera ottenere. Attenzione, non utilizzare su cute lesa o irritata. Allora, quindi dice appunto di utilizzarlo 2 volte al giorno, cosa che io non facevo, perché appunto, come vi ho detto, sono pigra, quindi in realtà già utilizzarlo 1 volta al giorno per me è tanto. Io le creme corpo, in particolare quelle diciamo anticellulite, le utilizzo la sera. Solitamente utilizzo degli oli o delle creme su tutto il corpo dopo la doccia, e nei punti critici appunto vado con prodotti specifici come questo. Avendolo utilizzato una sola volta al giorno, e a volte sono sincera, in realtà neanche quella, quindi a volte anche un giorno sì, un giorno no, a dire la verità,
Vi devo dire che in realtà anche con questa crema non ho trovato chissà quali benefici. La vedo un pochettino più adatta secondo me per il mantenimento, quindi utilizzata appunto una volta al giorno, se non avete grossi, grossi problemi. Avrei dovuto effettivamente fare le due applicazioni al giorno per i 21 giorni per vedere se qualcosa in più, qualche risultato in più lo dava. Purtroppo non l'ho fatto, quindi quello che vi posso dire io è che avevo una bella sensazione di freschezza. Mi piaceva perché comunque non rimaneva unta, tendeva ad asciugare e quindi era comoda da applicare, perché appunto poi non vi rimaneva questa sensazione appiccicaticcia sul corpo, e questo fa sì che potete utilizzarla comunque anche di giorno, anche prima di vestirvi, prima di andare al lavoro, senza dover stare a aspettare che la crema si assorba completamente. E questa è una cosa comoda perché non mi piace proprio avere il corpo appiccicaticcio, avere qualcosa che devo stare a spalmare 2 ore prima che venga assorbita. Questa invece si assorbiva abbastanza facilmente, aveva una delicata fragranza, un profumo delicato ma piacevole, e un pochino sicuramente va massaggiata, ma come è scritto effettivamente sulla confezione, il massaggio comunque aiuta, quindi in realtà il fatto che bisogna massaggiarla un pochettino favorisce il drenaggio, e quindi in realtà il massaggio fa bene poi nell'applicazione della crema sulle cosce. E quindi un effetto di pelle sicuramente più liscia e come se fosse più tonica, più compatta, ma è un risultato che non ho visto nel lungo termine, quindi è una cosa del momento che sicuramente mi dava l'idea che fosse efficace, ma che guardandomi nel corso dei mesi allo specchio non notavo una grossa differenza dall'inizio dell'utilizzo della crema alla fine. Però sicuramente il prodotto non mi è dispiaciuto. Dovrei provare appunto a riprendere un'altra confezione e cercare di essere un pochettino più costante e fare quindi le due applicazioni al giorno. Per quanto riguarda una, quindi fase del mantenimento, per me è stata eccellente, nel senso che so che non mi devo aspettare chissà quali risultati, quindi quello che mi posso aspettare è un leggero miglioramento e una sensazione anche magari di gambe un pochettino più leggere, meno stanche, un po' più snelle, ma ecco, senza avere i miracoli. Per quanto riguarda appunto questo tipo di utilizzo, a me sicuramente questo prodotto è piaciuto. E potrei tranquillamente riacquistarlo. Io l'avevo comprato in offerta, lo riacquisterei comunque in offerta, non a prezzo pieno, anche perché, ripeto, i miracoli non li ho visti, però sicuramente una mano la dà. Altro tipo di trattamento invece completamente diverso, qua adesso la confezione è tutta zozza, perché tra l'altro ce l'ho da un po', e vabbè. Quindi non fateci caso, ma è un po' sporca questa qui. Stiamo parlando di somatoline, che invece al contrario è un prodotto da farmacia, quindi potete reperirlo in farmacia, parafarmacia. Allora, qua dice aiuta a ridurre la circonferenza dei pancia e fianchi in 4 settimane, azione contro la ricomparsa. Azione criotermica snellente. Allora, questa è una di quelle creme che appunto una volta applicate vanno a scaldare e quindi sentite proprio una sensazione di calore dove l'avete applicata, e anche questo aiuta a bruciare e drenare. È un prodotto molto costoso, a me questo l'aveva regalato mia mamma, e è quasi, diciamo, un farmaco, quindi più che un prodotto cosmetico, essendo venduto in farmacia, è proprio un trattamento specifico. Vi leggo anche qua cosa c'è scritto dietro: Somatoline Cosmetics Pancia e Fianchi. È una crema cosmetica studiata per snellire e rimodellare in modo specifico la zona della pancia e dei fianchi. La sua formula nasce da una ricerca rigorosa che ha selezionato principi attivi cosmetici efficaci per aiutare a combattere le adiposità localizzate e rallentarne la ricomparsa. Contiene Bio Redax Plus Complex, scusate,
che, grazie al massaggio di applicazione, favorisce la riduzione degli accumuli adiposi localizzati. Agisce a rilascio graduale per un'azione snellente prolungata anche dopo l'applicazione. Aiuta a contrastare la ricomparsa delle adiposità localizzate. Genera un'azione criotermica che stimola la ginnastica vasomotoria. Dopo qualche minuto dall'applicazione si potrà avvertire una sensazione di calore e/o freddo, eventualmente accompagnata da un leggero pizzicore, ed è possibile la comparsa di rossore temporaneo, cosa che io vi confermo. A me la sensazione era più di caldo che di freddo e di appunto un po' di pizzicore, di bruciore in tutta la zona, ma sopportabile. La presenza e l'intensità di queste eventuali reazioni, che in ogni caso scompaiono generalmente dopo circa 30 minuti, sono legate alla sensibilità individuale e sono segno dell'attività cosmetica del prodotto. In caso di rossore eccessivo, lavare abbondantemente con acqua fredda. Quindi ecco, questo non è una crema specifica per la cellulite, anche se in passato ne ho utilizzate altre, sempre di somatoline, in quel caso per la cellulite. Questo era un trattamento un po' diverso, per un'altra zona, pancia, fianchi. Stiamo sempre parlando, diciamo che stiamo trattando comunque dalla vita al ginocchio, ecco. E devo dire che confermo l'effetto appunto di pizzicore, di calore, anche prolungato, e effettivamente questo nella mia testa mi dava l'idea che il prodotto stava funzionando. Devo dire che funziona, nel senso che non per quanto riguarda l'addome, quello no, perché lì secondo me addominali è stop, poi io sono nata con la pancia, quindi ce l'avrò per sempre, però nel complesso anche qua ho notato una tonicità maggiore di tutta l'area, come se avesse un po' compattato la pelle e avesse un pochettino bruciato appunto quel di grasso in eccesso che c'è in quelle zone e quindi snellito la silhouette, la figura. È un prodotto costoso, ma che effettivamente funziona. Credo che sia tra le creme che mi hanno fatto notare i risultati migliori, almeno per quanto mi riguarda, su me stessa. Anche quella per cellulite che non ho al momento qui con me, che era un tubetto, un vasetto bello grande, anche quello usato in passato. Costa parecchio, però era tra le creme appunto anticellulite che ho provato che funziona meglio, quindi con cui ho visto più risultati. Sempre i miracoli non li fa, però dopo l'utilizzo, sicuramente dopo già 2 o 3 settimane, riuscivo a vedere i miei nistetismi, che sono appunto dei bucherellini qua e là, un po' più levigati, quindi l'effetto della pelle un po' più levigata, compatta, ecco. Quindi sicuramente, anche se il prezzo è elevato, ora non me lo ricordo perché questo era stato un regalo, quindi non ve lo so dire, però una crema del genere potrebbe costare anche sui 30-35 euro, ecco, lo butto lì perché il prezzo non ricordo, però effettivamente fa, quindi io sono sempre un pochettino combattuta tra quelle creme un pochettino più blande, tipo questa, che mi fanno vedere un pochettino meno risultati, però costano decisamente meno, perché costa 5 volte tanto questa, oppure appunto spendere qualcosina di più, ma vedere un pochettino più risultati e puntare su una cosa del genere. Secondo me dipende molto anche dalla vostra costanza, nel senso che se non siete costanti, anche se utilizzate somatoline o un'altra crema cosmetica specifica, bella, efficace e costosa, ma non la utilizzate tutti i giorni, non siete costanti, siete un po' pigri come faccio io, che ogni tanto la mettete, ogni tanto non la mettete, ogni tanto vi ricordate, ogni tanto non vi ricordate. Credo che non riusciate ad apprezzare appieno i benefici che può portare e quindi non ne valga la pena. Se siete delle persone costanti, secondo me conviene puntare su qualcosa che costa un attimino di più, prendersi cura bene di se stessi, e puntare un pochettino più in alto. Se invece come me, siete un pochettino incostanti, siete un po' pigre, allora forse potete puntare anche su questo tipo di creme, perché sapete quello che avete speso. Ecco, qua ho speso
speso 5 euro, mettiamo, anche se non ho visto chissà quali risultati strabilianti, difficilmente posso rimanere delusa. Mentre se questa, appunto, che costa tanto, non la utilizzo come si deve, mi aspetto poi di vedere chissà quali risultati, sicuramente ne rimango delusa e quindi poi di conseguenza non la vado più a riacquistare. Quindi secondo me è giusto pensare anche a questa cosa, come siamo fatti noi, per capire qual è il prodotto più giusto per noi. Io non escludo di ricomprare somatolini in un futuro, devo però imparare ad essere un pochettino più costante. Per il momento credo che sia un trattamento che non ricomprerò, né questo né quello anticellulite, solo perché voglio testarne altri e voglio capire un attimino meglio cosa fa per me. Però sicuramente il prodotto è ottimo, assolutamente. Questo per quanto riguarda le creme. In realtà queste sono finite, in questo momento ne ho altre in uso, altre due, una un po' più semplice, bella fresca, e un'altra invece ancora ad effetto riscaldante, ma ve ne parlerò nei prossimi video quando anche quelle le avrò testate bene. Altra tipologia di prodotto che potete utilizzare post doccia o in qualsiasi momento voi vogliate prendervi cura di voi stesse, della vostra cellulite, delle vostre cosce, sono gli oli. Allora, io ne ho due qua in rappresentanza, anche questi slerci perché erano dentro nel sacchetto tutti insieme, e sono questi due. Allora, uno è il classico olio di mandorla, io ho questo qua di Omea Laboratoire. Da esempio, ma va bene in qualsiasi olio di mandorla puro. Una delle caratteristiche dell'olio di mandorla è quello che elasticizza la pelle, la ricompatta, quindi ha un effetto super sul corpo. Gli oli sono strepitosi perché vanno tantissimo anche a nutrire la pelle ed agiscono veramente bene. Io mi trovo molto molto bene con gli oli, sono un prodotto che mi piacciono. Anche in questo caso vanno gestiti e bisogna capire se fanno o non fanno per voi. Nel senso che l'olio ovviamente è appiccicoso. Io prima vi ho detto non amo le sensazioni appiccicose o unte sul corpo e quindi per questo anche che non applico creme corpo tutti i giorni o in abbondanza perché sono appunto un pochino pigra e non mi piace la sensazione. Ho imparato ad apprezzare gli oli perché li utilizzo sempre post doccia, quindi è un prodotto che non utilizzo quotidianamente, anche se si può fare tranquillamente, sono io che per le mie abitudini, diciamo così, non l'utilizzo sempre, ma l'utilizzo sempre post doccia, anche perché il corpo è bagnato e quindi subito appena spengo l'acqua, ancora prima di mettermi l'accappatoio, vado a prendere il mio olio e me lo stendo su tutto il corpo. L'olio di mandorla va benissimo su tutto il corpo, ma in modo particolare nelle zone che tendono ad avere smagliature, quindi la zona che stiamo trattando, pancia in giù, è quella più soggetta anche in questo caso a questo tipo di inestetismo un pochettino diverso dalla cellulite, stiamo parlando di smagliature, ma che colpisce anche in questo caso molte donne e si va a creare soprattutto quando ci sono degli sbalzi di peso o quando c'è un dimagrimento rapido e quindi diciamo che la pelle da tirata poi si rilassa e non viene trattata e quindi si creano delle smagliature. L'utilizzare l'olio di mandorle che invece la elasticizza fa sì che si prevengano questi tipi di inestetismi. Non si curano perché se ci sono le smagliature è difficile mandarle via, lì sono altri trattamenti che bisogna fare, ci sono, non so, tipo l'olio di rosa, va bene per le smagliature o altri prodotti. Questa è più una prevenzione. L'olio di mandorle è adattissimo anche in gravidanza, appunto utilizzato per le donne incinta, proprio perché aiuta a elasticizzare la pancia per far sì che appunto non tiri e che non vada poi a creare delle smagliature quando il bambino sarà nato e la pancia va a rientrare, diciamo così. Quindi usato tantissimo, anche mia mamma mi diceva che quando appunto era in gravidanza, che aspettava me, ha fatto fuori litri e litri di olio di mandorla, anche utilizzato sul seno. Quindi è un prodotto veramente strepitoso. Io appunto qua in rappresentanza, questo qua di Omea Laboratoire, che è un boccettino piccolino da 100 ml, certificato ICEA. Ed è, dice appunto, olio corpo emolliente e idratante per pelli secche sensibili.
Ovviamente, come qualsiasi olio, va appunto a nutrire la pelle e quindi va benissimo appunto in modo specifico per pelli secche perché appunto le nutre molto. Ma ancora più nello specifico, appunto utilizzato in queste parti un pochettino più soggette a smagliature, cedimenti e quant'altro, aiuta a ricompattare la pelle e quindi a rendere l'aspetto della pelle più tonico e più liscio. Quindi questo è sicuramente un olio ottimo da utilizzare. Questo io l'avevo pagato 2 euro per 100 ml, quindi appunto è forse il primo olio di mandorle in assoluto che ho comprato. E mi sono trovata bene, la confezione appunto scura per proteggerlo da luce, raggi solari, calore e quant'altro. Mi era durata anche più del PAO indicato qui, che erano 6 mesi. Io l'avevo tenuto per più tempo, perché lo usavo all'inizio quando l'avevo acquistato, non lo usavo così con costanza. Devo dire che adesso mi trovo veramente bene invece con gli oli post doccia e quindi ne ho diverse confezioni di olio di mandorle in bagno, questo è solo uno dei tanti, ma che comunque se trovate in offerta vi consiglio. Solo in offerta perché la quantità appunto non è molta, è vero che ne serve poco, però io in certi punti abbondo anche, quindi una confezione così la fate fuori poi velocemente. Secondo me in commercio ce ne sono altre un pochettino più valide, sia come qualità dell'olio in sé, ma soprattutto per la quantità e il prezzo. Uno dei più convenienti acquistati ultimamente è stato da Tigotà, era in offerta, ovviamente costava la metà, costava 2 euro e qualcosa, 2,50 euro al posto che 5, di 250 ml sempre di olio di mandorla, di Botanica. Quindi se date uno sguardo in giro comunque ce ne sono, anche l'olio di mandorla dei provenzali si trova, è strareperibile ovunque e si trova spesso in offerta. Io l'ultima volta anche di quello la confezione da sempre di 250 se non sbaglio l'avevo pagato in offerta 3-4 euro, quindi comunque un prezzo accettabile e sì, si può fare, ecco, reperibile tutto quanto. E quindi sicuramente anche utilizzare l'olio di mandorla aiuta tantissimo. Altro prodotto più specifico invece sono gli oli proprio anticellulite. Allora, questo è quello di CN Nature, che è la linea biologica che potete reperire da Lidl. E questo è appunto specifico anticellulite e vi leggo cosa c'è scritto. Olio cellulite alla betulla. Sia un olio da massaggio cellulite, contiene estratti naturali accuratamente selezionati che esercitano un'intensa azione rassodante. Massaggi regolari attivano il metabolismo e combinati con un'alimentazione equilibrata e una sana attività fisica contrastano gli inestetismi della cellulite. Uso massaggiare sulla pelle umida con movimenti circolari 2 volte al giorno. Per risultati ottimali è necessario un utilizzo regolare del prodotto. Quindi anche qua ovviamente vi dice se volete vedere dei risultati 2 volte al giorno e regolari. Anche in questo caso io non utilizzandolo 2 volte al giorno e neanche tutti i giorni non ho visto chissà quali azioni strabilianti, però mi è piaciuto tantissimo. Il profumo è molto delicato, è una sensazione piacevole andarlo ad utilizzare ed effettivamente, secondo me, si vedono un po' di risultati. Sempre blandi, ecco, non, lo ripeto perché magari vi aspettate chissà quali miracoli, ma non è così con nessun prodotto cosmetico. La cosa migliore è sempre quello che vi ho detto all'inizio, quindi l'attività fisica e il bere tanto. I prodotti poi aiutano e diciamocelo, poi a noi piacciono, per cui è una cosa in più. Questo è veramente, veramente bello da utilizzare, una bella fragranza piacevole. Si fa un bel massaggio, quindi anche questo aiuta comunque l'assorbimento del prodotto e il suo funzionamento. E dopo comunque un mesetto di utilizzo, un giorno sì e un giorno no, io ho notato comunque la pelle più
più tonica, più liscia, bella idratata, quindi comunque una sensazione piacevole sia nell'utilizzo che negli effetti che poi potevo vedere nel lungo termine, anche se ripeto sono effetti molto blandi. Quindi questo è un olio veramente eccezionale, per una modico prezzo perché costa sui 3 euro, 3,50 per 100 ml e mi è piaciuto talmente tanto. Mi è piaciuto davvero molto, tant'è che l'ho già riacquistato e ne ho un altro nelle scorte pronto appunto da utilizzare. Quindi questo olio alla betulla secondo me vale la pena di essere acquistato e provato. Ripeto, non fa i miracoli, però sicuramente è un prodotto veramente piacevole da utilizzare e che mi ha fatto notare comunque un miglioramento nell'aspetto della mia pelle, nella zona comunque soggetta a cellulite. Quindi questi erano i prodotti di cui appunto volevo parlarvi. Quelli che ho utilizzato in questo momento ce ne sono altri che ho in uso, mentre questi sono quelli che ho terminato. Quindi, ricapitolando, un prodotto scrubbante da utilizzare sotto la doccia, che aiuta come primo trattamento drenante per far poi assorbire meglio dalla pelle tutti quelli che sono i trattamenti successivi. Quindi sia esfoliazione, sia effetto esfoliante che effetto drenante dato da appunto uno scrub specifico da utilizzare sotto la doccia. Poi dei trattamenti appunto in crema di più o meno intensità a seconda insomma di quello che vi piace, di quello che volete acquistare, di quello che siete inclini appunto a utilizzare. Io ne ho due appunto ad esempio, di cui appunto vi ho parlato un pochettino più nello specifico in modo che avete un'idea appunto anche di questi prodotti che diciamo che vorrei far sì che funga anche un pochettino da review per questi prodotti, questo video, in modo che ve ne parlo in questo video specifico riguardante questo argomento e avete un'idea di quelli che sono i prodotti che potete utilizzare. A differenza appunto delle creme ci sono poi anche gli oli che sono un'altra tipologia appunto di trattamento che io utilizzo appunto dopo la doccia, quindi sul corpo bagnato e anche questi aiutano tanto a migliorare l'aspetto della pelle. Ultimo, ma non per importanza, vorrei citarvi anche un piccolo tools che potete decidere di utilizzare. Questo tool è una spazzola. Io ho questa qui, ma ce ne sono diverse in commercio. Questa è fatta di silicone, quindi ha, diciamo, questi dentini belli duri di plastica. Esiste fatta anche, per esempio, tipo proprio spazzola. Insomma, ci sono diversi tipi ci sono quelli con le rotelle, ci sono diversi tipi di spazzole per fare dei massaggi. E questa appunto vado a utilizzarla con l'olio, ma anche con la crema, dipende, anche se l'olio scivola meglio, quindi funziona un pochettino meglio perché si assorbe meno velocemente. E quindi spesso sia l'olio di mandorla che anche questo la utilizzo se voglio fare proprio un bel massaggio. Capita raramente, quindi non la uso tantissimo purtroppo perché sono un po' pigra, come avrete appunto capito e come vi ho detto più volte. Però quando appunto voglio dedicarmici un attimino di più, sicuramente questa mi aiuta a fare un bel massaggio drenante che aiuta tanto. Questa l'ho presa al DM e l'ho pagata 3-4 euro e è in plastica, è comoda, è tutta lavabile. Dovrebbe aprirsi anche questa parte, ma io non sono ancora riuscita a farlo, però dovrebbe aprirsi per poi poter lavarla facilmente, però io non riesco e non vorrei spaccarla. Vabbè. Comunque niente, un prezzo piccolino, abbastanza reperibile, quindi anche questa se avete la possibilità, l'avete vista da qualche parte e vi va di provarla, secondo me ne vale la pena.
niente, questo è tutto. Io spero di esservi stata utile. Se avete altri prodotti che mi consigliate per la cura dei vari inestetismi, cellulite, smagliature, adiposità localizzate, diciamo così, scrivetemelo sotto nei commenti, che sono curiosissima perché comunque è proprio una tipologia di prodotti particolare, difficile, diciamo, trovare qualcosa che faccia dire wow. Se voi l'avete trovato e per di più non sono prodotti, diciamo, troppo costosi, sapete che amo il low cost, per cui fatemelo sapere. Sono sempre alla ricerca appunto di nuovi prodottini, soprattutto se efficaci. E niente, questo per oggi è tutto. Io vi saluto e vi mando un bacione. Ciao ciao!